15 milioni di piace e commentate qui sotto con l'età nella quale avete dato il primo bacio. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con un altro video. Andrea, com'è questo video? Bellissimo. Ovviamente lo sapete già, quindi mi raccomando lasciate un mi piace. Siamo qui con degli ospiti specialissimi intanto. Sì. E parto dalla mia sinistra con Giuseppina. Ciao. Poi c'è FuseGamer. Ciao ragazzi. E poi c'è Immortal. Ciao. Cosa faremo oggi? Allora, ho visto un video simpaticissimo e bellissimo da Murri. Ok. Che è praticamente a che età hai fatto un qualcosa. Nei giorni scorsi vi ho chiesto appunto ragazzi su Instagram di chiederci delle cose, così noi rispondevamo appunto a che età abbiamo compiuto, abbiamo fatto, se l'abbiamo fatto appunto queste cose, e oggi siamo qui proprio per rispondere. Utilizzeremo i nostri dispositivi per dire l'età appunto in cui abbiamo fatto questa cosa qui. È molto semplice ragazzi, quindi direi che possiamo iniziare. Ok, certo. 33 Andrea, gli anni di Cristo? Ok. Allora ragazzi, la prima domanda è: a che età hai fatto il primo viaggio all'estero da solo? Da okay? solo. Da solo dice. Allora io a 12 anni. Mamma mia. Wow, all'estero, va, che fuori Italia. 12 anni, seconda media in Francia. Ah, però. Vita scolastica. 15. 15 anni dove? Spagna. Sempre la scuola? Io 18 in Spagna. Okay. Io dico 17, penso, in uno dei primi viaggi che abbiamo fatto. Eliz, sì, penso di sì. Tipo prima Parigi. Ancora, pre-Eliz. Spagna, sì, infatti. Forse esatto, forse Barcellona. Forse lei. Barcellona, sì, con voi e Antonella, può essere. Vabbè, comunque era circa, sì, 17 anni comunque. Vabbè, la Spagna... Vabbè, tutti molto giovani, io forse... Un po' più di E pensa che in terza media andammo in Austria. Però... Wow. Si girava. Beh, di voi. Esatto. Infatti. Prossima domanda. Vai. A che età il primo telefono? Ok. Allora, età precisa non me la ricordo, però la scrivo più o meno. Che età il primo telefono? Me lo ricordo anche. Pure io me lo ricordo. Il telefono me lo ricordo. Allora, io... Andiamo? Vai. Io ho 10 anni. 10 anni? Ho 10 anni. Andrea, che telefono avevi? È tipo, hai presente quei telefoni che tipo fai così, esce la tastiera sotto? Ok. Però mi ricordo tipo sta mezza cosa che c'era, LG. C'erano dei giochi. No, non mi ricordo. Era, boom, non mi ricordo sinceramente la marca. Che tipo c'era Indiana Jones sopra. Mi ricordo questa sì, cosa. Ma sicuro non era un giocattolo? No, era un bel telefono. Ok. Antonella? 13 anni. Erano proprio i primi telefoni che uscivano. Certo. Sono vecchietta. Era uno Sharp GX10, che era uno di quelli, i primi che facevano le foto, facevano tutte queste foto bruttissime pixelate, perché era una cosa fichissima, ma costava tantissimo quel telefono. I primi telefoni sempre. Mamma, tantissimo, sì, perché poi faceva le foto, no? La cosa in più. Figa, sì. Io 11 anni, okay. Prima media me lo ricordo, e più che altro perché andavo anche a scuola da solo a piedi, e quindi c'era la necessità del telefono, ed era il Nokia 3330, wow. Che non era il 10, ma era il 30, quello tutto bianco. Ma mi ammazzavo di Snake. Io 11, no, che è N73, non so se ve lo ricordo. Certo. Cioè era... Era colori già. Sì. Tu sei già, io non l'ho visto bianco e nero. No. No, sì, c'erano quelli là, i mattoni, là giocava Snake. Ah, quello là, sì, quello non lo ricordo. Però non era mio. Ovviamente. Vabbè. Ok. A che età hai iniziato a lavorare? Ok. A lavorare specifico? Primo lavoro? Sì, sì, direi il primo lavoro, stessa cosa. Specifico che ho messo le virgolette, Andrea. Come per dire, voi lavorate? Vabbè, andiamo avanti. Quindi a che io età? Ho messo. Sì, dovrebbe essere questa. Ok. Andrea già ci sta. Ok, vai Andrea, parti tu. Allora, io dico, vabbè, il primo anno di YouTube, però quando avevo 15 anni non era un lavoro, era giusto per, insomma, divertirsi. E il secondo anno, già secondo terzo anno, già era diventato più o meno come un lavoro. Già c'erano i primi soldi, insomma. Guadagnavi qualcosina. A quarto anno è diventato milionario. Eccomi. Io adesso vi sconvolgo la vita. Il mio primo lavoro è stato, ho fatto l'assistente universitario in Inghilterra. Io vivevo lì perché per chi studia lingue è obbligatorio un anno all'estero. Certo. E quindi io lì studiavo, mentre studiavo a Leicester, e c'era un bando per fare l'assistente universitario di madrelingua italiana, quindi insegnare la lingua italiana agli studenti inglesi. Per quarto anno. E lo vi, no, ovviamente dovevi studiare lingue, dovevi avere delle basi di didattica. E comunque
niente, vinsi questo bando e quindi i miei primi soldini li ho guadagnati all'università di Leicester. Ma pensa te. Io 17 invece. Barista Omar. Esatto, ho fatto una stagione estiva al mare da barman. Io 16 anche io al bar. Che grande. Questo è uno sport particolare, volevo essere autonoma. E sport ero? Non si può dire. Vediamo la prossima domanda. Vai Omar. A che età il primo sport? Non scherzavo. Andiamo avanti. A che età la prima volta in discoteca? Ok. Allora, vediamo un po'. 12 anni. 12 anni! Era tipo prima seconda media, beh, tipo erano le feste, tipo capi della scuola, queste cose qua, beh, anche se c'era. Vabbè, ma te anche altri. Che poi lui immagino che sembrava pure sedicenne, ma i 12 anni, secondo me. Era lì, no, scusa, tu non puoi entrare. Sono troppo piccolo. Troppo piccolo, va. Te Antonella? Ah, 8. Vabbè, io 14. E sì, facevo tipo l'estate tra la prima e la seconda superiore, insomma. Io 19 perché le discoteche mi fanno... Non ti piacciono? Non mi piacciono. Ci sta. E quindi ho provato a 19 anni e poi... Vabbè, non hai avuto mai lo stimolo per farlo, certo. Io 14, era il primo anno di liceo, il famoso MacP, la festa delle matricole. Io mi ricordo ero particolarmente bruttina, però mi truccai, sai, fu la prima volta che mi truccai, mi preparai così e mi rimase impresso perché nessun ragazzo mi invitò. A ballare. Allora, pensa oggi quanti ti inviterebbero a ballare. E andiamo avanti. Tu sì, Omar. Andiamo avanti. Mi inviteresti a ballare? Beh, perché no? Grazie. Olè. Allora, che le devi tirare. Dai, cambia titolo. E niente, ovviamente faccio il video. Allora, andiamo avanti. My life be like. A che età hai dato il primo bacio? Vabbè, qui ho risposto anche in altri video, però lo diciamo lo stesso. Infatti. Allora, io... 4 anni. Volevo 4-5 anni. Sei perché che sei là. Mi ricordo che era, cioè, tipo invitai questa ragazza con la mamma, che tipo era, mamma e la mamma erano amiche. Il mio nonno fece una foto, che stavamo sul divano e ci siamo baciati. Olè. Oddio. Vabbè, Andrea. Non me l'ha fatta vedere tuo nonno. E come te l'ha detto? Però io non mi ricordo, almeno ho visto la foto e ho detto ok, non me la ricordo. No, me la ricordo questa vicenda. Ok. Lo stesso video con Fati. Antonella? Io ho 13 anni normale. Normale, anche io ho 4 anni normale, ero alla scuola materna, mi ricordo. Ah, hai 13 volte. 10 volte, ti fatti altri video. E mi sono chiuso in questa casetta, ero giocato, c'è un gioco, e con quest'altra bambina, e ci siamo dati un bacino. È vero, questa cosa la sapevo anch'io, l'ho già detta. Ecco. Sì. Eri più sveglio all'epoca. Vedi, adesso sono io un ritardato. Io ho 14. Ok. Perfetto. A che età la tua prima console o il tuo primo videogioco? Allora, io dico 6 anni, PlayStation 2, basta. Io dico invece 7 anni, Game Boy, quella è stata la mia prima console, cioè indimenticabile. Anch'io, Game Boy, Pokémon Rosso, 9 anni. Io 4 anni, il Tamagotchi. Ma parte veramente? Allora forse nei giochi. Sai, sì, fa parte. Cioè il Tamagotchi era la mia vita, che è morto. Che bello. E non lo curi più da tanto tempo. Me l'hanno rubato, cucino. Che poi pensandoci bene bene c'erano quei giochini, quelle console da TV dove c'era tipo il tag, dove c'era il ping pong, dove c'erano quelli molto tutti pixelati, quelle mini console che andavano da TV, con tutti i mini giochi dentro. Ho capito quello dici. Sicuramente quella sarà stata una delle prime. A che età ti sei menato per la prima volta? Ma menato o picchiato? Eh sì, picchiato. Oh, pesante, oh. Non lo so, Andre. Esatto. Madonna. Allora, lasciamo intendere a chi voglia intendere. Allora, io dico 11 anni, cioè non era proprio... Non c'eravamo menati. Questo mi sfotteva. Cioè... Siamo fuori dalla porta della classe, gli di una ginocchiata sulle palle gli diedi. Non so se pazzo è stato abbassato, però non si è fortunatamente non si è fatto niente, anzi ti saluto, ciao Mario. Io ho 20 anni, in realtà questa cosa l'avevo già raccontata con la coppia che scoppia, e praticamente io ero fidanzata e il mio fidanzato non era proprio fedelissimo, mi aveva tradita molte volte. Poi era anche abbastanza stupido perché io riuscivo a sgamarlo abbastanza velocemente. Mi aveva tradito con una ragazza che a sua volta era fidanzata anche lei. Ah beh, quindi doppio. Quindi, esatto, cioè sia lui era fidanzato con me e questa ragazza era fidanzata con un'altra ragazza. Anche io che cosa ho fatto? Ho contattato il fidanzato di questa ragazza e per dirglielo. Okay. Per dirglielo. Questa ragazza non ha apprezzato, insomma, questa cosa che gli ho fatto. Mi ha aspettata giù, mi ha presa per i capelli. Cioè, capito, io cornuta e mazza. Cioè, l'amante del mio ragazzo mi ha menata. Cioè, ti rendi conto? Bello, sì, sì, mi ha menata, mi ha proprio strappato i capelli. Sono bruttissimo, traumatico, veramente.
Vabbè, insomma, è un'esperienza molto allegra. Dopo quella volta mai più nessuno. Comunque non ho messo io, cioè, capito, io mi difendevo. Cioè, era lei che mi menava, certo. Io mi difendevo. Vabbè, subito in tutto e per tutto, diciamo. Sì, cornuta e imbazzata, ovviamente. Ok. Io ho tolti i litigi con mio fratello, che sono, penso, normali dalla nascita, quelli non si contano. Non mi ricordo perché, ma mi ricordo che alle medie uno mi aveva tipo dato dei pugni in pancia. Ma ti giuro, non mi ricordo il perché. Io mi ricordo solo la scena di lui che mi dava i pugni in pancia e io che piangevo. No, eravamo anche in classe, nell'intervallo. Ho subito e basta. Ti giuro, non mi... però se mi verrà in mente ve lo dirò. Io ho 7 anni. E ti troverò. E ti troverò, bastardo. No, anzi, lui non lo ricordo chi è. 7 anni con mio fratello. Mm-hmm. Cioè, non è una cosa da niente, perché a lui piaceva John Cena. No! Bellissimo! È bello di fianco. E faceva, Giuseppina, non ti preoccupare, noi facciamo finta di dare. Una volta mi prese e mi ruppe quasi la... Mamma mia! Anche io mi alzai e gli diedi... gli feci dare una testata sul comodino e ancora ora. Porca miseria! Ciao amore! Andrea, wow, bene! Poi ho spaccato anche la testa, però diciamo ci vogliamo bene. Sì, ok. La ragazza come si è ingelosito quando ha detto amore del fratello. Cioè il fratello. Tu me la rovini. Fratello. Mi sa che da quello che ha detto, però lui è messo peggio adesso. Sì, poverino. Porca miseria. Basta, basta adesso. Ci voglio bene. Chiudiamo in bellezza, ragazzi, questa mi raccomando, preparatevi. Oddio, che okay. A che età hai scoperto l'inesistenza di Babbo Natale? Oddio, bruttissimo, che trauma. E qua, occhio. 7/8 anni, forse pure prima, non mi ricordo. Mi ricordo che venne mio zio, cioè l'avevo riconosciuto, zio Gino, ciao zio. Mi ha fatto male all'arto, zio, e mi ha fatto scoprire che Babbo Natale non esiste. No! Vabbè. Antonella? A me è stata veramente brutta, c'ho ancora questo trauma, 8 anni, e perché mi cadde un dente, allora gli disse che bello, adesso arriva il topolino, mi porti i soldini, sì, e mia mamma disse no, non passa più, il topolino non esiste, io come non esiste il topolino? No, non esiste, te l'ho sempre dato io i soldi, adesso basta, sei grande. Io, e Babbo Natale? Anche quello, non esiste, proprio possibile. Te lo giuro, un trauma. Come del topolino nel Babbo Natale? È stato bruttissimo. Traumatizzata. Sì. Io anche io ho 7-8 anni, comunque facevo le elementari, mi ricordo. E c'erano i bastardi a scuola che l'hanno detto. Forse è vero, però me c'è la cattiveria. Così, ma da nulla, probabilmente. Non esiste! Probabilmente anche sotto il periodo dove tipo guardavi la sera, i cartoni, i Natale, di film, eccetera, eccetera. Io 10 anni, anche a me dicevano sempre non esiste, però io. Credevo sempre. Ma stai zitti, non passa a casa vostra! La cosa più brutta è stata che io metto sempre le carote e il latte per lui. Per lui. Una notte mi alzo che devo andare in bagno e ho trovato mio padre che si beveva il latte. No, che trauma! Ma il latte di Babbo Natale! Oddio, ma come? E mi ha detto, senti, devo dire una cosa. E poi è stato un trauma. Che brutto. Peggior Natale. Sì. Vabbè, gli lasciamo il succo, dai. Poverino. Le carote. E vabbè. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate qua sotto con l'età nella quale avete dato il primo bacio. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale. Ringrazio i ragazzuoli e le ragazzuole. Si può dire ragazzuole? Ma sì. E oggi possiamo dire tutto. Che sono stati qui presenti con noi. Grazie alla visione, grazie di tutto. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao.